Innanzitutto lo sforzo deve essere quello di sembrare per forma del centrodestra la coalizione che si presenterà anche a Salerno, anche perché non vedo perché in altre città dobbiamo andare in un modo e a Salerno bisognerebbe andare in un altro modo. È chiaro che in tutte le città ci sono tematiche e problematiche che sono interne ai singoli luoghi, noi qui lavoriamo per trovare unità rispetto alle risposte di Salerno. Cambiano da scelto come si può fare l'Italia ai partiti, mai esponente della società civile o come di mare, come si è detto inizialmente, di alcuni, anche voi. Guardi, noi siccome siamo laici non siamo allergici a nessun sistema, noi continuiamo a dire che ci deve essere una piattaforma di regole per individuare il candidato, si parte da una scelta che può essere unitaria, condivisa, c'è già qualche autorevole nome che circola e di fronte al quale già tutti, anche coloro i quali sono in pista per avere una candidatura, se questi dovessero unire allora saremmo pronti a fare questa battaglia comune. In mancanza, diciamo così, ci sono metodi democratici che possono essere le primarie, possono essere i sondaggi, che il tavolo deve condividere ma che devono essere attuati per arrivare ad una scelta rapida. Si può ancora trovare l'accordo? Ma secondo me è doveroso trovare l'accordo e noi siamo coloro i quali stiamo dicendo da che non siamo allergici a nessun tipo di sistema che ci porti all'accordo, che accordo ci sia. Il problema è che se non sortisce un effetto, un primo sistema, non può nessuno dire che l'altro sistema per arrivare alla scelta del candidato poi non fa. Sicuramente c'è da dire che bisogna mettere da parte personalismi, puntare all'unità, perché diversamente frammentando non si riuscirà a contraltare il centro-sinistra. E c'è una regola bellissima che ho inventato io: chi sta al tavolo non è candidato. Allora così i personalismi si mettono da parte, non valgono come pregiudiziale rispetto agli altri.